Buonasera gentili telespettatori, nuovo appuntamento. Per questo che noi investiamo molte risorse. Ma c'è da dire che collaborate con un'azienda tedesca e qui avete tipologie di rifiuti che si avviano ciascuno alla propria filiera. Ovviamente l'Italia per noi è sempre il nostro paese, quindi anche di fare ricerca sui piatti. E questo ha cambiato anche il volto di un'azienda che questo ci consente di fare ricerca che si avviano ciascuno alla propria filiera. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Made in Italy, questa puntata eccezionalmente condotta da me, Gianluca Orru, perché abbiamo un parterre davvero internazionale e anche interitaliano, perché abbiamo tre personaggi molto interessanti e molto importanti per parlare di un tema e di un'opera pubblica davvero importante, cioè il Museo Pecci di Prato e la luce naturale. Un tema un po', come dire, misterioso che cercheremo di approfondire, ma non è poi così misterioso. Diamo il benvenuto a Lorenzo Gallo di Infinity Motion. Grazie. Diamo il benvenuto all'architetto Maurice Nio, che viene direttamente da Rotterdam. Buonasera. E diamo anche il benvenuto all'architetto Bernardo D'Ippolito da Taranto, dello studio appunto Kino Workshop. Prima di addentrarci nel tema preciso della puntata, quindi il Museo Pecci di Prato, cerchiamo di capire di più su che cos'è il Museo Pecci. Vediamo questo filmato. L'illuminazione naturale e l'architettura più bianca del bianco donano nuova vita al Museo Pecci di Prato, la cui riqualificazione restituisce alla città un museo per l'arte contemporanea, il cui rapporto con gli spazi e con l'ambiente circostante è cambiato. Uno scorpione, una nave stellare, un riccio. Sono molte le impressioni del primo impatto con la struttura, il cui ampliamento è stato disegnato dall'architetto Maurice Nio di Rotterdam. Ampi spazi ad altezza variabile, luce naturale emessa da aperture che diffondono la luce, i Solatube, un light design dipinto dal Kino Workshop dell'architetto Bernardo D'Ippolito, lasciano l'impressione di un luogo pieno, da riempire ancora di più. Bene, abbiamo capito, il Museo Pecci si tratta di una riqualificazione, di una ristrutturazione di un importante museo della città di Prato, un'opera internazionale che grazie al progetto dell'architetto Maurice Nio vive effettivamente di una nuova vita. Ecco, architetto, the project, how it is born, how did you project it, what's the philosophy beside it? It's like you said, it's not only a national project, it can be an international project. It's a very important project because the situation is at the entrance of the city Prato. It's on the Declassata from Florence to Pisa. You almost can enter the city of Prato, so it's on a very crucial location. But the existing building was not so, how do you call it, so visible. You could not find the entrance, so it is not well connected with the city and with the province. And my job was to make it visible, to make it strong, and to also make a clear entrance. So that was my main target. And not only to make a good entrance, a visible presence, that's also the reason why we created a tower, but also to make a circular percorso, a path through the exhibition spaces, because now you could enter somewhere in the back and then walk, and then you have to walk back. That's not a good museum. So what we did, we made an extension so you could walk in a circle way. It was an international call, was it? It was a European call, yes. But not a really formal one. They made a selection of architects and we were chosen to give a presentation for the board. The building, you said it surrounds the main museum, the old museum. And what's the philosophy behind it? Yes, that's a good question. The existing building was inspired by the factories, the textile factories of Prato. So it was really orthogonal, we say in architectural terms. And our motive
with the extension was to make something soft, morbido. Not like hard, but more soft. So the opposite of what was existing already. So it was like a twin, but a twin with different components, with different characters. Ma, thank you. Architetto D'Ippolito, un altro degli aspetti di questo museo è proprio il concetto generale dell'illuminazione di questa struttura. Infatti lei si è proprio occupato del light design del museo. Ha giocato un ruolo fondamentale e gioca tuttora nella percezione, no? E nel modo in cui viene fruito il museo. Sì, diciamo che la luce in tutti i musei è fondamentale per la percezione reale delle opere d'arte esposte. In questo caso particolare il museo è destinato per un'esposizione temporanea di arte contemporanea e quindi gioca un ruolo fondamentale la luce e in questo caso specificatamente anche la luce naturale, perché la percezione dello spazio, del contenitore, assume una valenza particolare come esattamente la cornice di un quadro fa intorno a un quadro. Quindi per quanto ci riguarda noi ci siamo occupati, seguendo una filosofia già impostata da Maurice sul tema della luce naturale catturata attraverso i solatube, di dover canalizzare l'attenzione del fruitore attraverso una percezione dello spazio estremamente zenitale. Quindi di conseguenza nel camminare attraverso questo luogo si vive praticamente una percezione della luce estremamente zenitale senza distrazioni dalle pareti laterali, tant'è che il desiderio dell'architetto Nio è stato quello di voler focalizzare l'attenzione del visitatore soltanto in determinati punti prospettici che guardano fuori verso la percezione di precedenti opere d'arte contemporanee che erano già installate in esterno e che poi saranno ricollocate proprio per poter consentire esclusivamente questa fruizione. Al di là di questo, comunque, il ruolo della luce all'interno è stato un compito molto difficile da affrontare perché la geometria stessa del museo, proprio perché curva e perché è generata su una matrice geometrica sempre cangiante, di altezze differenti, ha posto delle condizioni di puntamento di proiettori, tanto a luce morbida quanto a luce puntuale, artificiali rispetto a quella naturale dei solatube, in una maniera estremamente dinamica. Primo perché la luce naturale, come sappiamo tutti, cambia di volta in volta. Basta che passi una nuvola e noi abbiamo una percezione diversa. E in ragione di questo fatto abbiamo studiato un sistema elettronico di controllo che consenta praticamente la generazione di volumi di luce differenti a seconda della variazione della luce naturale. Ecco, lei ha parlato di solatube, ci può spiegare esattamente di che cosa si tratta? Sì, sono dei condotti nati un bel po' di tempo fa in Australia, poi ora fabbricati negli Stati Uniti e importati dalla società qui presente Lorenzo Gallo, da noi installati all'interno di una serie di architetture, tra cui il Museo Pecci, perché di fatto questo condotto ti consente di poter trasportare la luce naturale in maniera controllata. Che cosa si intende in maniera controllata? Se noi collocassimo un lucernaio, una finestra sul tetto della nostra casa, avremmo un enorme problema di sovraesposizione, di illuminamento e di calore soprattutto, e quindi di passaggio di infrarosso e ultravioletto, cosa che ovviamente in un museo è assolutamente fondamentale controllare, cioè nel senso è meglio non far passare soprattutto l'ultravioletto, che è estremamente una frequenza che fa deperire con una certa violenza qualunque opera d'arte, sia matericamente che in termini di colore. Altra cosa poi è quella che attraverso il posizionamento di 78 di questi condotti di luce naturale noi siamo riusciti a omogeneizzare la luce, perché la bontà del solatube è che di fatto la riflessione molteplice all'interno di questo sistema, che è non altro che un tubo, immaginiamo come un tubo di aria condizionata, solo che anziché passare aria passa luce attraverso un captatore esterno che è un cupolotto, che poi tra l'altro genera anche un design della struttura dall'esterno, lo potrete vedere all'interno. Vediamo anche vediamo le immagini, le foto, che stanno scorrendo. Questo sistema non fa altro che catturare questi raggi, moltiplicarli all'interno di questo condotto e poi diffonderli attraverso un diffusore specifico che ammorbidisce il flusso, e quindi la percezione che tu hai non è quella di una luce estremamente canalizzata in un tubo, ma in una luce estremamente morbida, per cui ricrea la stessa naturalezza di quello che può fare
una finestra di 3 metri per 3 metri, per esempio. Architect Neo, I was wondering why Architetto D'Ippolito was talking. How did you meet this technology? You just specifically asked for SolarTube, or you just think about something else at the beginning? No, not at the beginning. We start with the idea to put natural daylight in a museum, which is not normally. Usually architects choose for having a closed roof without daylight, but we wanted especially to have daylight in a museum so you can follow what is happening outside. It's not a neutral dead box. In the beginning we said, well, let's make holes in the roof, big ones, but our mechanical engineer said, don't do this because the space will get too hot, and when it gets too hot you cannot enjoy the artwork. So we were thinking, for what can we do? We want daylight in, but we don't want big openings because otherwise it will get too hot. So we found the solar tube. We could have a small hole, but with a big impact of natural light. So that was for us the correct solution. Ma Lorenzo, la tecnologia di SolarTube è un prodotto naturalmente altamente tecnologico, immaginiamo, ed è il valore però in cui è stato utilizzato, no? Il concetto con cui è stato utilizzato qui non è soltanto architettonico, mi sembra di capire che sia anche di design. Assolutamente, diciamo, SolarTube è un prodotto altamente tecnologico perché ha una calotta particolare che riesce a incanalare i raggi luminosi anche quando il sole è radente, e invece a bloccare una certa quantità di luce quando il sole supera i 55 gradi. Poi ci riusciamo a ottimizzare una quantità di luce quando il bene è scarso esternamente e andiamo a eliminare gli effetti negativi della troppa luce, no? Quando nel periodo estivo, nelle ore centrali della giornata. Cosa succede? Il punto è proprio questo, focalizzato. Il SolarTube è un vero corpo illuminante che consente appunto un'illuminazione omogenea su un piano di lavoro, in questo caso su delle opere d'arte. Logicamente non è un'illuminazione puntuale, artificiale, ma è un'illuminazione, se è corretto il termine, diffusa dell'ambiente interno. Ma appunto con la tecnologia SolarTube siamo riusciti a portare all'interno lo spettro cromatico della luce naturale, senza la variazione dei colori, senza calore, con tutto quello che riguarda la negatività della luce naturale. E soprattutto penso sia molto importante l'aspetto che ha evidenziato l'architetto D'Ippolito, quello di bloccare i raggi infrarossi e ultravioletti, perché questo contenitore deve contenere soprattutto delle opere d'arte. Le opere d'arte non devono essere messe a rischio da quello che riguarda la negatività della luce naturale. Ecco, poi questo dettaglio lo vedremo in seguito. Quello che mi interessava più che altro era l'aspetto che aveva sottolineato l'architetto Neo, cioè il fatto che delle semplici aperture di luce rendono uno spazio chiuso una specie di serra, no? Invece con SolarTube questo non succede. Assolutamente, perché bloccando i raggi infrarossi, che sono un 50% di indice di calore interno, andiamo a avere delle superfici molto ridotte che confinano con l'esterno. Apportiamo luce ma senza calore. Perciò riusciamo a avere un involucro edilizio, in questo caso un museo Pecci, con un'altissima efficienza energetica anche dal punto di vista del raffrescamento. Beh, a questo punto non ci resta che vedere un po' di questo museo Pecci, siamo andati a visitarlo, ovviamente era chiuso, ce lo siamo fatto aprire apposta e quindi in anteprima vediamo le immagini del museo Pecci. Il Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci si compone oggi di due parti. L'edificio progettato negli anni Ottanta dall'architetto Italo Gamberini e l'ampliamento firmato dallo studio Maurice Neo di Rotterdam. La nuova costruzione abbraccia la struttura di Gamberini e ne raddoppia la superficie espositiva. Il progetto d'ampliamento è stato pensato per potenziare l'offerta culturale e risponde ai requisiti fondamentali di raddoppiare lo spazio espositivo a disposizione, di permettere un'ampia presentazione del patrimonio permanente del Centro Pecci, la suddivisione degli spazi e l'alternanza dei progetti. L'ampiezza del nuovo piano espositivo, di altezza variabile, suddiviso in due ali che si restringono e si collegano alle attuali sale museali, potrà inoltre garantire varie soluzioni e modulazioni spaziali adatte alle caratteristiche delle opere d'arte contemporanea.
L'avveniristica architettura disegnata da Nio cinge la fabbrica di cultura di Gamberini e sintetizza al meglio la nuova centralità che l'istituzione intende assumere in un contesto urbano in trasformazione, dichiarando la sua propensione ad aprirsi e irradiarsi all'esterno. Un progetto che si basa sul colore bianco, sulla volontà di aprire il museo alla città e sulla luce naturale. Un ragionamento sulla luce, un mix di naturale e artificiale, modulata attraverso i Solar Tube distribuiti in Italia da Infinity Motion, che ha coinvolto uno dei principali pittori della luce italiana e uno dei migliori architetti al mondo. Bene, abbiamo visto questo lavoro di riqualificazione all'interno del Museo Pecci di Prato, davvero un'opera unica nel suo genere. Architect Nio, the point is light, natural light in a museum. It's just the only time you did something like this, or you're a serial architect about natural light? No. Without natural light, there is no building. Come on, this is really important. If you have natural light, then the space gets alive. It's always important that you can have a connection with the outside. We even made windows in the museum which looked out on the outside towards the sculpture. So each sculpture outside in the garden has its own window. So you never can see a museum where you have a relation with art inside, a window, and art outside. It's really quite unique. You think that every museum should have a natural lighting system? Of course, yes. But not like with a shed roof. You know, that's too much, because if you make a shed roof all over the building with natural light, it gets too hot, everybody will blind it immediately. It's not functioning that way. So that's the reason why you have to think in an intelligent way about how you put natural daylight in a museum or a building. L'architetto Nio ha menzionato il fatto che ci sono anche delle finestre, delle aperture che puntano verso delle statue. Insomma, lei che si è occupato del light design, il suo compito non è stato proprio semplicissimo, visto che, come ci diceva prima, ha dovuto garantire una eguale illuminazione. Ma appunto, secondo me, è anche un altro. Non è che c'è il rischio che con la luce naturale, insomma, le opere si sbiadiscano, subiscano gli effetti negativi della luce solare? No, perché di fatto la decisione di voler collocare i Solar Tube come sistemi di illuminazione naturale ha garantito la cancellazione praticamente delle frequenze di infrarosso e di ultravioletto, che sono i principali fattori di degradazione delle opere. In aggiunta a questo abbiamo anche sistemato, proprio perché l'esposizione può anche richiedere un bassissimo livello di illuminamento, un sistema elettronico di chiusura che si chiama Daylight Dimmer, che è all'interno del condotto del Solar Tube, che consente una chiusura del 99% del passaggio della luce naturale. Oltre a questo sistema, proprio perché il museo deve essere fruito sia tanto di giorno quanto di sera, e quindi con i diversi livelli di illuminamento di luce naturale, noi abbiamo inserito un sistema di misurazione di luce costante, tanto interno quanto esterno, e con un sistema DALI, che è un sistema elettronico di misurazione, con un feedback di segnale, riusciamo a quantificare e a misurare la quantità di luce e la modalità di come questa luce artificiale deve essere inserita per accentuare o mettere in ombra le opere che sono all'interno. Architetto, mi faccia capire bene, sì. Lei mi sta dicendo che avete tagliato delle frequenze di infrarossi, insomma quelle sì. Dannose, sì. Quindi non c'è l'effetto tipo maglietta nera messa ad asciugare sotto il sole che dopo un po' sbiadisce, o i manifesti no. Che attaccati poi perdono il colore, non c'è pericolo per le opere d'arte? No, non c'è questo pericolo, peraltro comunque il concept generale del museo, proprio perché è questa lingua che gira intorno, che poi si rastrema nelle parti terminali sino ad entrare nel vecchio museo, sono stati concepiti come degli spazi, dei contenitori nei contenitori, cioè, tengo a spiegare, i percorsi laterali sono stati concepiti come le vie di esodo, in buona sostanza, e sono illuminate con delle lampade wall washer proprio perché servono a far fruire, anche in caso di emergenza, gli avventori di queste vie, e al centro è stata concepita la collocazione di
black box sostanzialmente, cioè di delle scatole che sono i contenitori eventualmente di installazioni artistiche. Lei sa benissimo che spesso le installazioni, le performance artistiche di arte contemporanea prevedono video installazioni, monitor, ambienti estremamente bui se non totalmente black, ed è necessario poter realizzare queste strutture in una maniera estremamente flessibile. Pertanto la partizione strutturale che l'architetto Nio ha concepito è stata esasperata in una struttura naked praticamente, cioè con le strutture a vista, con una lettura diciamo ritmica tra il collocamento dei solatube che scendono seguendo la copertura e dei binari elettrificati, così chiamati, che consentono il posizionamento di proiettori di luce artificiale che quindi intersecano la luce naturale in un mix abbastanza particolare, perché come sappiamo la luce naturale più o meno oscilla intorno ai 5600 gradi Kelvin, però bianca, consentendo, insomma, sì, anche se noi la concepiamo insomma con una luce estremamente calda, poi vista a confronto con delle luci artificiali apparentemente ci sembra invece molto fredda. In realtà, poiché proprio la luce naturale ci dà la lettura dell'intero spettro visibile, noi dobbiamo riuscire a catturare quella parte di spettro che ci interessa di più per poi andare a esaltare più che altro il colore bleu o rosso di quell'installazione. E quindi questo sistema DALI ci consente, con dei filtri, con delle ottiche intercambiabili e con la possibilità di chiudere gli otturatori dei solatube, di poter mixare in maniera sapiente la luce controllandola. Perché è facile portare tanta luce in un ambiente, basta fare una scatola di vetro. È un po' più complicato avere il rispetto delle leggi sugli inquinamenti luminosi, le leggi sul risparmio energetico, che ora sono tanto in voga, ma il concept iniziale del museo è nato nel 2006. Noi abbiamo praticamente collaudato la struttura all'inizio di quest'anno e ora stiamo preparando la luce dell'esterno. Architect Nio, I've been there, I've been inside the Museum Pecci. And it's quite an experience because it looks like being in an exterior places, because lights changes. Yes. While you stay there, because it's cloudy, because of course natural light is not always the same, it's not like a lamp, you know. So did you think that this could be also a living experience, some kind of a place that you can live in that looks like the exterior but it's an interior place? It's really strange and interesting. Yeah, it's part of the main concept that you always want to create something which is moving, but we are architects, you cannot make things which are moving. But even when you fix a building, so it's realized, you must create the effect that it's alive. Somehow it's organic, that it can move. Also in the inside, for me the shape is very important, that it's not a box. You see inside the roof is tilting and then it bends and it goes down. So you cannot see, I call it straight angles. You cannot see a corner. You cannot see the end. It is a living space. Also, the daylight is part of this experience. It is alive from the outside and in the inside. That's the idea. Gallo, sembra proprio che questa struttura sia una scatola, un contenitore, non soltanto una scatola naturalmente, non vorrei offendere l'architetto Nio, ma il ragionamento è quello di un qualcosa dentro quale sono state messe tantissime idee e tantissime tecnologie, perché l'architetto Di Ippolito ha anche parlato di risparmio energetico. Guarda, quello che riguarda l'arte contemporanea e il Museo Pecci come contenitore idee è fantastico, in quanto abbiamo bisogno di idee nuove e il Museo Pecci esprime un nuovo design, una nuova architettura contemporanea che logicamente con i solatubi all'interno, la luce naturale e la luce artificiale cambiano di giorno in giorno, perciò è un'esperienza ogni giorno e ogni ora diversa. Cioè, quello che posso suggerire al pubblico è di andare a vedere all'interno e verificare quello che ci stiamo dicendo, perché finché non toccate con mano non avrete mai una sensazione di luce naturale come al Museo Pecci.
Sembra quasi che sia il caso di visitare il Museo Pecci in quanto struttura architettonica e non soltanto per le opere d'arte che conterrà quando saranno avviate le esposizioni. Ma a proposito di strutture che cambiano e di oggetti architettonici o elementi architettonici che vengono interpretati anche in maniera di design, siamo stati alla settimana del design di Milano, al Fuori Salone, abbiamo visto una formazione di ghiacciai che prima erano dei semplici vetri e adesso non lo sono più. Vediamo. AGC presenta Glacier Formation al Salone del Mobile 2015. プロジェクターの映像を映せるそういうスクリーンにもなるようなガラスを開発しました。そしてこのミラノサローネに展示させていただいて、たくさんのデザイナーの方にご覧になっていただいて、新しい商品の可能性を提案していただいて、我々新しいマーケットを作っていきたいというふうに思います。 Well, the serious look in your eyes, baby, it won't get any better if you stay home. もし都市空間全体がガラスでできたとしたらば、ここでこのプロダクトでその空間全部ができたとしたら、情報は対象として見るものではなくて、環境として全体として体験できるものになると考えて、この空間を考え作りました。 Direttamente dal Giappone, lo studio Art & Bark, utilizzando i vetri speciali AGC, ha realizzato una installazione di digital signage che ricorda un ghiacciaio, con suoni e luci. Il futuro delle vetrine dei negozi di tutto il mondo, a Milano, è già arrivato. Architettura e design che si contaminano, si compenetrano. Un esempio chiaro ce l'abbiamo proprio al Museo Pecci di Prato, che è l'architettura che stiamo indagando in questa puntata di Made in Italy. Ecco, in questo caso la luce, architetto Ippolito, lei si è occupato appunto del light design dell'intera struttura. Ecco, la luce ha un ruolo strategico e fondamentale specificamente in questo progetto. Abbiamo parlato di luce naturale attraverso il prodotto SolarTube, ecco, però di notte. Beh, abbiamo voluto affrontare questa tematica con l'architetto Nio divertendoci in parte e anche prendendoci un po' sul serio, cioè tendo a spiegare meglio questo concetto. Entrando nel museo noi abbiamo una hall che riceve l'avventore e che abbiamo cercato di allestire in qualche maniera, in maniera un po' più decorativa con la luce, quasi a voler avvolgere il fruitore in uno spazio più easy, no? E su questa sala, diciamo, prevale questo enorme disco di luce che l'architetto Morris ha sempre voluto chiamare dall'inizio The Moon, che è un enorme disco di 7 metri di diametro, controllato anch'esso da un sistema DALI, che cambia temperatura colore dal bianco freddo al bianco caldo, generando quindi un volume vero e proprio di luce enorme per esaltare quello che poi era il suo motto iniziale, white than white, no? Cioè, e quindi di conseguenza il bianco del bianco, sì, diciamo. Sì, sì, tant'è che la scala è totalmente bianca, i gradini sono bianchi, la percezione che hai è di un bianco che poi viene ovviamente contrastato dalla lettura delle opere d'arte che ci saranno. Quindi salendo poi in questo spazio che volutamente è separato da una parte vetrata, totalmente vetrata al piano terra, che è la zona degli uffici, del bookshop, del ristorante, con questa struttura alta che lui ha voluto proprio schermare, come abbiamo detto prima, per evitare la distrazione del fruitore, noi ci siamo dovuti quindi concentrare con un mix, se vogliamo anche con una sorta di inquinamento luminoso che al piano terra c'è, perché con le vetrate riceviamo anche la luce della parte stradale che c'è intorno, mentre sopra ci possiamo concentrare al contrario, cioè a cercare di mixare di sera la luce artificiale sulle pareti rispetto alle opere d'arte. E allora che cosa abbiamo cercato di fare? Quello di canalizzare il fruitore che sale queste scale molto morbide su due rampe di scale estremamente larghe
e di portarlo lungo questi percorsi laterali guidati da questi sistemi di lampade wall washer che lavano proprio la luce con un effetto estremamente morbido, senza generare abbagliamenti, che è la cosa, dal mio punto di vista, peggiore che si può fare in un sistema di illuminamento. Peraltro io ritengo che la luce non debba essere la protagonista, ma debba anzi far diventare il protagonista l'oggetto. In questo caso a me interessava esaltare sia l'architettura dell'architetto Nio, ma soprattutto il contenuto, cioè le opere d'arte. E quindi ci siamo preoccupati di collocare una serie di molteplici sistemi di proiezioni che sono poi peraltro dotati di ottiche intercambiabili, per cui noi abbiamo la possibilità di avere coni diversi 7, 14, 28 e 54 gradi da altezze diverse e da posizioni differenti, quindi dando al museale una enorme flessibilità, contrariamente al posizionamento di spot di luce fissa che ovviamente generano dei luoghi di percezione estremamente statici e non dinamici. Se vogliamo, la sua forma è estremamente fluida e costantemente dinamica, assume un ruolo spaziale che noi abbiamo cercato in qualche maniera di seguire in maniera morbida. Ecco, questo. Architect Nio, looks like your architecture seems a narrative process. Yes. The last round of questions is when people come to me and tell different stories about the building. Some say it's a snake. Some say it's a scorpion. Scorpion, yes. Some say it's La Centura di Maria, which is exposed sometimes in the Cathedral of Prato. Ah. Some say it's a piercing. Yeah. Some say it's a battleship of Galactica. Yeah, it looks like too, yeah. But to have this response, you must first, as an architect, tell the first story. Yeah. So my task is to create stories, not buildings, stories. And what is really important nowadays is that there is a big clash. Nobody knows it really, but there is a big clash of architects. One, we like to tell stories, and the other one, which is getting bigger and bigger, you are not allowed to tell stories anymore. You must make political correct architecture, which looks like architecture and nothing else. This is really nowadays the biggest problem. Yeah, well, you become a bureaucrat. Yeah. That's not the problem, main problem with this kind of architects. Yes, that's, well, yeah, I think it's a problem, their problem, but. Architect, you know what they say about storytellers? No. They say that once their story is finished, the story is no longer theirs. It's a story of everybody. So your exactly. story is remains. Yeah, it's as valuable as my story or his story or his story. Exactly. So, but exactly, what is your story? My story is to my story is to make the gate for Prato, the future for Prato, which is of course an industry which is not there anymore. So you have to create a future. And my story is this future. And that's the reason why we also make the tower. It is sensing the new waves which is coming from the future and landing in Prato. So that's my idea of creating a gate with the building. Caspita, praticamente l'architetto mio ha deciso, scelto e immaginato di disegnare il futuro di Prato. Però una delle cose più interessanti anche di questa architettura è anche quella che i Solatube, questa struttura installata all'interno che porta la luce naturale, non soltanto cattura la luce di giorno, ma ha un effetto molto particolare, perché di notte emette luce, cioè trasmette la luce in entrambi i sensi. Lorenzo Gallo, com'è possibile questa cosa? Guarda, una cosa che fin dall'inizio con Bernardo D'Ippolito e Maurice Nio ci siamo focalizzati all'illuminazione di interni, e una volta realizzato abbiamo visto di notte queste calottine, no? Illuminate anche tra virgolette dalla luce artificiale che proveniva dal museo verso l'esterno, e proprio l'architettura cambia dal giorno alla notte, perché e vi fanno immaginare quello che riguarda forme differenti dell'architettura. Tipo una nave spaziale. L'interpretazione è libera, no? Come deve fare un design contemporaneo.
ognuno vede nell'architettura di NIO quello che ritiene opportuno, l'importante è vederlo nel contesto della città, e queste onde captate dalla coda del museo Pecci ritengo si riflettono anche esternamente, dando luce alla città di notte. Ecco, l'aspetto legato alla coda di questo edificio, ne parlavamo prima fuori onda, ha dei ragionamenti particolari. Ecco, cosa, al di là delle onde, di come ci ha raccontato l'architetto, che vogliono, diciamo, raccontare un po' l'onda del futuro che sta arrivando dal punto di vista architettonico, dal punto di vista pratico hanno una funzione precisa? Beh, i solar tube di fatto hanno la funzione di poter illuminare l'ambiente che noi vogliamo illuminare con la luce naturale, quasi fosse però un sistema artificiale. Tengo a spiegare la differenza fondamentale. Se noi facessimo un buco in un solaio, noi avremmo praticamente la lettura di una proiezione, con la proiezione di luce naturale, di un cerchio che si sposta dall'albeggio sino al tramonto. Quindi avremmo una lettura dinamica che darebbe estremamente fastidio nell'ambiente. E peraltro non servirebbe a molto, non illuminerebbe, ma concentrerebbe il fascio di luce, proprio perché immaginiamo la luce del sole come raggi paralleli. La bontà del solar tube invece è che, proprio perché gioca su una riflessione, e cioè la luce entra all'interno, viene demoltiplicata attraverso un sistema di lenti di Fresnel, non voglio complicare troppo il ragionamento, ma sostanzialmente immaginiamo che un raggio entrante all'interno di questa calotta viene, rimbalza, rimbalzando si moltiplica in tutta una serie di riflessioni e di conseguenza prende una direzione estremamente morbida, e la curva fotometrica, cioè sostanzialmente il solido di luce che si viene a generare, trasparente, diventa un'ampolla estremamente costante e ferma lì, che varia solo in termini di temperatura colore dall'alba al tramonto e in termini di volume dall'alba al tramonto. Quindi ecco il passaggio delle nuvole, ecco il passaggio della luce, dell'orario della luce naturale, noi però abbiamo una staticità di lettura morbida della luce, quindi non abbiamo una distrazione di variazione violenta del passaggio delle ombre e della luce, il che ritengo sia molto importante per la fruizione di uno spazio che espone opere d'arte. Architect Neo, D'Ippolito told us about the white, il bianco, the white architecture. Can we say that your architecture is white architecture? And what about white as the sum of all colors? Normally I say no, because white in China means the color of the death. Aye. And black is the color of living creatures. Yeah. So for me, I hope we made a statement of making something whiter than white. Okay. Not white, not the generic white. Never make generic things. So if we make white, whiter than white. If we make black, black, more black than black. Allora, mettiamoci in pausa sull'architettura più bianca del bianco dell'architetto NIO e vediamoci un altro servizio, poi torniamo in studio. Mirtec Team Solutions, una filiera di aziende che realizzano prodotti e soluzioni sinergiche per la riqualificazione degli edifici, ha realizzato vicino a Bolzano, nella sede di Rivega, azienda del gruppo, un seminario dedicato al risparmio energetico con protagonisti architetti e progettisti. Lo scopo della serie di eventi è di raccontare gli investimenti e gli sforzi delle imprese italiane nello sviluppo di soluzioni chiave per migliorare il risparmio energetico e aumentare il comfort. Dalle soluzioni per isolamento a cappotto fino alla ventilazione meccanica controllata, passando per i tetti, i serramenti e la misurazione dei deficit energetici di un edificio. Ma il tema, diciamo, del saper costruire bene è un tema molto importante, perché soprattutto nel nostro parco edilizio esistente, che va riqualificato, scegliere un protocollo di qualità fa veramente la differenza, e in particolare quando si sceglie ad esempio Passive House, che garantisce il rispetto dei valori che erano stati progettati anche in fase esecutiva, quindi monitorando anche consumi e così via, e avendo da più di 20 anni edifici monitorati che ci danno la certezza che Passive House funziona, questa è una bella possibilità, insomma, per poterla scegliere.
5 aziende che messe insieme riescono a raccontare al meglio quali sono le prerogative migliori nel proprio campo. Nella nostra fattispecie come Rivega parliamo ovviamente di tetto, diciamo così, la struttura su cui siamo nati 17 anni fa, per cui tutti i materiali come le membrane traspiranti, i freni al vapore, i nastri adesivi, i sigillanti, i sistemi di ventilazione, tutte cose necessarie per degli edifici ad alta efficienza energetica. Noi proponiamo tante soluzioni per il restauro, il recupero degli edifici, fra cui il restauro energetico e anche in realtà non soltanto il restauro. La soluzione vecchia ma anche nuova è l'isolamento dall'esterno, volgarmente chiamato a cappotto. È una soluzione abbastanza tradizionale in molti paesi d'Europa, lo è diventata anche in Italia, perché anche in Italia i numeri ci dicono che il sistema più utilizzato per finire le facciate, non soltanto isolare, è diventato il cappotto. Chi l'avrebbe mai detto? La cosa importante da dire è che la soluzione è abbastanza storica, perché ormai sono 70 anni che in Italia si fanno cappotti. In Italia è una soluzione ancora innovativa perché offre delle prospettive, delle possibilità che in Italia non si sono ancora esplorate fino in fondo. Questo è l'intento che ha unito queste aziende leader, ognuno nel suo campo, a portare in giro per l'Italia questo roadshow formativo, informativo a un livello tecnico mediamente elevato, quindi si rivolge principalmente ai professionisti della progettazione, perché come spieghiamo in apertura dei lavori la progettazione integrata sta alla base di edifici efficaci, efficienti al giorno d'oggi, risparmiosi per usare un termine magari un po' più populista. Da parte nostra, come Maico Italia, noi portiamo all'attenzione del pubblico quello che riguarda i ricambi d'aria, che sono oggi fondamentali per una qualità di vita all'interno degli ambienti indoor e degli ambienti chiusi, fondamentale. Diciamo che gli argomenti sviluppati oggi in questi convegni sono vari, questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo deciso di creare questo gruppo di aziende complementare, quindi l'importante è che si completi l'argomento parlando di isolamento, di ricambio d'aria, di problemi igrometrici, di tipologie di certificazioni. Io nello specifico mi occupo di strumenti di diagnosi, che sono una delle parti focali sia pre-intervento, quindi per andare a individuare quali sono le cause di problemi o prevenirli, no? Sia in fase post-intervento per andare a qualificare quella che è stata una ristrutturazione dal punto di vista soprattutto energetico o anche igrometrico, ma a tutto tondo del comfort abitativo dell'ambiente. La finestra è sicuramente, oltre che la parte più visibile, anche la parte più debole dell'involucro e quindi deve essere scelta con un'attenzione particolare. E io dico sempre che la miglior finestra non sarebbe tecnicamente mai sprecata, perché fino a che non raggiungerà le prestazioni dell'involucro opaco di tetto e pareti, la miglior finestra andrebbe benissimo. Detto questo, ci siamo accorti che questo collage di prodotti, se portati avanti singolarmente, difficilmente ottengono il 100% di quello per cui sono pensati, quindi le iniziative come queste vogliono anche spingere a un pensiero globale dove il ruolo del progettista è unico e principale, e quindi ci rivolgiamo a lui, al tecnico che deve coordinare, e cerchiamo di metterlo a conoscenza di tutte le novità, di tutte le potenzialità di questi prodotti leader. L'Agenzia Casa Clima, l'ente di certificazione in particolare sul territorio della provincia di Bolzano, ha avuto, diciamo, fin dai propri primordi, diciamo, la vocazione a puntare soprattutto a edifici che vengano progettati e costruiti con una grandissima qualità costruttiva, e questo, insomma, è il nostro impegno che praticamente dal 2002 abbiamo portato avanti fino ad oggi, e questo, diciamo, è un vanto che ci viene riconosciuto anche e soprattutto, diciamo, al di fuori al di fuori della provincia di Bolzano, perciò su tutto il territorio nazionale, e devo dire che per fortuna abbiamo anche qualche intervento extra nazionale. Interessante un aggiornamento, un approfondimento di alcuni particolari costruttivi sempre interessanti e alle quali dobbiamo prestare sempre maggiore attenzione.
completa, anche approfondita, interessante indubbiamente. Piacevole, bravissimi e danno quegli input importanti per poter andare avanti a costruire bene. Siamo alla conclusione di questa puntata di Made in Italy dedicata al Museo Pecci e alla luce naturale. Architect Neo, where can we find more of your living creatures or architectural stories? Oh, the best way is to take the plane from Milano to Schiphol, Amsterdam. Then you can take the bike and go to the bus station in Haarlemmermeer, yeah. A little town in Holland, near Schiphol, near the airport. And that's really a living creature. So you have to look at the bus station in Haarlemmermeer. It's an orange gold, strange organic shape where you can wait when the bus is arriving and you go with the public transport. Can't wait to visit. Yes. Architetto D'Ippolito, dove possiamo vedere altri suoi ragionamenti sulla luce? Ma noi ci muoviamo un po' sul territorio nazionale, in maniera un po' più limitata dell'architetto mio, ma lo facciamo da una città che certamente non è oggi tanto ridente, che è Taranto, per la distruzione un po' del polo industriale, ma anche della stessa città attraverso questo polo industriale, e abbiamo voluto impiantare un vero e proprio laboratorio di ingegneria, una struttura complessa di 600 metri quadri che ha dentro laboratori di sperimentazione. Noi prototipiamo alcune soluzioni e poi le andiamo a proporre al nostro committente, sia esso o pubblico o privato. E infatti con Maurice abbiamo fatto dapprima un evento da noi in azienda, ci siamo conosciuti nel 2006, poi dopo lui grazie a lui, insomma, voglio dire, io sono stato inserito all'interno del nucleo di progettazione al Pecci, proprio perché di fatto il nostro modo di lavorare non è quello di avere una soluzione da proporre sempre. Per noi non c'è l'unica strada, ci sono tante strade, non c'è la regola aurea e vogliamo sempre comunque sperimentare nuove soluzioni e cerchiamo di farlo prima pensandolo e poi realizzandolo in maniera fattiva. Lorenzo Gallo, abbiamo un sacco di architetti che ci staranno sicuramente guardando, a questo punto tutti vorranno installare SolarTube, dove possiamo scoprire di più? Beh, innanzitutto SolarTube è stata la casa madre che ha creato e inventato il trasporto di luce naturale tramite condotti e abbiamo 25 anni di esperienza. Infinity Motion all'inizio del 2001 si è stabilita in Italia per promuovere questo tipo di tecnologia. Logicamente architetti e progettisti sono stati i nostri target perché sono stati i primi a capire l'importanza della luce naturale in ambienti residenziali e industriali. Abbiamo una rete quasi capillare su tutto il territorio italiano e bisogna avere degli esperti che aiutano sia il privato che il progettista, che è abituato solitamente a lavorare con la luce artificiale, a un'integrazione vera e propria. Logicamente Bernardo ha interpretato in maniera magnifica questo tipo di integrazione ed è molto bello lavorare da un punto di vista internazionale con dei personaggi come Maurice Neo e Bernardo D'Ippolito, perché hanno interpretato anche la luce naturale in uno spazio completamente nuovo che è il Museo Pecci. Beh, allora nel nostro viaggio attraverso l'architettura contemporanea e la luce naturale diamo appuntamento all'architetto D'Ippolito a Taranto, buonasera. Grazie. All'architetto Maurice Neo a Rotterdam, però insomma in Olanda in generale, buonasera. Buonasera. E a Lorenzo Gallo, Infinity Motion e SolarTube ovunque nel mondo. Grazie. Buonasera a tutti e arrivederci alla prossima puntata. Grazie.